Ciao ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale, io sono Giampi e questo è Jazz Badiva e oggi parleremo di uomini e donne. Ciao ragazzi e ragazze e bentornati sul mio canale, come state? Io sto benissimo, sono freschissimo, sono andato di mattina e mi sono levato da circa 2 ore, quindi sono freschissima. Bentornati a tutti quanti, oggi parleremo di spettegules, ma spettegulessiamo su uomini e donne. Perché parliamo di uomini e donne oggi? Non so se ci avete fatto caso, un paio di settimane fa è uscita una grandissima news sugli uomini e donne. Per chi non conoscesse Uomini e Donne, è quel famoso programma che è venuto da lontano 2001, quindi sono 15 anni che campa questo canale, 15 anni, dove ci sono 3 pretendenti o un pretendente maschio o femmina che cercano un'anima gemella. E vabbè, ci sta. Però sapete benissimo che Uomini e Donne nel tempo è cambiato da così a così. Ovvero siamo partiti da storie serie, adesso siamo andati a finire nel bordello più totale, perché avete presente che c'è uomini e donne giovani e uomini e donne over 50. Negli uomini e donne giovani, tra poco le ragazze che incontrano i tronisti si tirano i capelli o si strappano l'extension perché vogliono ossessivamente quel ragazzo, mentre in uomini e donne over 50 c'è la guerra fra le contendenti, ma non i tronisti, ma Tina Cipollari, quindi figuriamoci se ci sta qualcosa di diverso. Però 2 settimane fa è successo qualcosa che non ci aspettavamo di sapere. Ha dichiarato Maria sulla rivista Chi, se non la sapete siete grandissimi poracci, non la conoscete, siete dei poraccioni. Ha dichiarato Maria Di Filippi di voler aprire a settembre, quindi di mettere a settembre in Uomini e Donne. Se non ci avete fatto caso, mi sono rifatto il mio castano scuro e devo dire che sto da Dio, sono bellissimo, non capisco perché non... Ah, ecco, guardate, perfetto, chi se ne frega. Allora, ha deciso di voler mettere nel canale Uomini e Donne, il trono gay. Notizia favolosa, però c'è un però. Allora, sì, ha fatto un azzardo Maria De Filippi, però sappiamo benissimo che i suoi programmi vanno sempre a gonfie vele. Avete presente Amici, che all'epoca si chiamava Saranno Famosi, è seguito da 5 milioni di persone, ogni sabato sera e fa il 35% di share, abbattendo i programmi su Rai 1, come ad esempio sabato scorso Ballando con le Stelle, che ha ricevuto circa 2 milioni di persone. Chapeau, ma amici. C'è Posta per te, che va in onda il sabato d'inverno, fanno quelle 10 puntate, lì possiamo vedere di tutto e di più, dai divorzi a chi si riconcilia, a chi fa proposte, a chi di là, come la ritizzetto che cerca i segreti di Belen. E sappiamo benissimo che tra Amici e C'è Posta per te c'è un grandissimo share. Ma poi se ci aggiungiamo anche Uomini e Donne, si triplica lo share. Ma con la notizia di Maria che a Uomini e Donne a settembre ci sarà il trono gay, siamo veramente spiazzati, anche perché Maria dichiara che sulla rivista Chi che l'amore che provano le persone che sono già uomini e donne, anche lo stesso sesso è uguale, quindi perché non provare qualcosa di diverso sulla televisione. Per me fa benissimo ed è stata una grandissima idea, anche perché con tutta la merda che sta succedendo in questi ultimi periodi in Italia ci vuole qualcosa che smorzi la cosa, ma non solo che faccia scaturire più, non più emozioni, più argomenti di share sui telegiornali, ma di portare qualcosa diverso in televisione. Si era sempre pensato di fare un trono gay, ma alla fine a settembre Maria De Filippi si è decisa, quindi speriamo di vedere questo bellissimo trono gay a settembre, anche perché ci saranno delle belle, perché se... Cioè, scusatemi, allora, se quando si fanno i provini per uomini e donne, cioè c'è una gente che cerca i ragazzi da portare lì, è una grandissima scelta, ma il popolo che è in Italia si sbaraglierà ad andare a uomini e donne per cercare questa futura anima gemella. Se mi chiamassi, mi dovessero chiamare, io sinceramente gli fiderei, perché non voglio andare in televisione a espellare i miei sentimenti e cercare un'anima gemella, perché non credo che sia la cosa più opportuna. Però se la gente ci va, benissimo. Quindi speriamo di trovare non più il trono rosso con il legno dorato, ma speriamo di trovare il trono rosa con il legno dorato, quindi degno di un trono gay.
sei, come si spulcia tra le pagine dei social network. Quindi, secondo me, chi volesse andare a uomini e donne e trono gay deve essere così deciso ad andarci, da spiattellare tutto quello che ha. Io sinceramente non ci voglio andare, anche perché voi sapete benissimo che da lì parte tutto un iter che ti porta d'altra parte. Quindi sinceramente non trovo questo bisogno di andare a uomini e donne e trovare l'anima gemella, quando l'anima gemella può capitare così per caso senza andare a buttarsi in televisione. Anche perché se mettiamo una premessa, se ci dovessero essere dei litigi, delle tirate di capelli, dei colpi di ala di sopracciglia di gabbiano, ne vedremo delle belle, perché comunque nei uomini e donne over 50 giovani le ragazze si tirano un extension o si buttano a parole, ma sicuramente con il trono gay ci sarà tutt'altro che da parlarsi dietro, quindi parteranno insulti che voi non sapete neanche quali sono, quindi comunque non lo sapete. Secondo me, allora, per me è stata una bella cosa che ha fatto Maria De Filippi, anche perché ci stava una cosa diversa in televisione. Spero che vada avanti, che secondo me avrà molto share, quindi comunque porterà molte visioni in televisione. Però devo dire che su Uomini e Donne e Trono Gay usciranno molti segreti tra Grindr, Wapo, Badoo, tutti i social network che i ragazzi già si conoscono, quindi ci saranno delle belle. Quindi io vi terrò sempre informati, quindi uscirà, spero che quando esca Uomini e Donne e Trono Gay io stia a casa a guardare la televisione, perché non vedo l'ora, ma non vedo l'ora non di vedere i ragazzi, di vedere cosa dice Tina Cipollari, anche perché con il no Maria Iovesco o bella roba, lasciamo stare e poracci, lei ha già vinto su tutto, come ha vinto la settimana scorsa tra Ciao Darwin, tra Carne, PS e Spirito. Quindi non vediamo che inizi Uomini e Donne. Quindi ragazzi, se anche voi seguite Uomini e Donne, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di Uomini e Donne, il trono gay, se siete favorevoli o contrari, e spiegatemi il perché, così apriamo un confronto a metà estate, speriamo. Io vi ricordo sempre che potete seguirmi sulla mia pagina Facebook, Twitter e Instagram di Jasbia Diva YouTube. Vi ricordo sempre che questa è Jasbia Diva, io sono Giampi e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!